ha organizzato un convegno ad Ostia, diverse associazioni hanno partecipato, in cui abbiamo lanciato il progetto di rinascita di Ostia. Si è basato su una relazione introduttiva di Alberto Panfilo, che è qui presente insieme a noi, insieme a Piero Sandulli. Piero Sandulli lo ha concluso questo convegno, è intervenuto il candidato allora presidente del municipio, che adesso è diventato anche dopo le elezioni presidente del municipio di Ostia. Oggi vorremmo un po' affrontare il problema in particolare riprendendo la parte del convegno in cui si parlava dell'assetto istituzionale di Ostia. Di questo vorremmo che ne discutessero sia Alberto Panfilo che Piero Sandulli molto liberamente rispetto alle proposte che cominciano a girare, di cui si sente parlare. Io comincerei da Alberto Panfilo. A te la parola, Alberto. Nel convegno, come ho potuto vedere chi ha partecipato, chi ha avuto occasione poi di rivedere un po' gli atti successivamente pubblicati, abbiamo un po', come dire, stimolato la discussione su un tema di valorizzazione del mare, come risorsa di un territorio, nello specifico parliamo ovviamente del territorio del Comune di Roma, ma che di fatto ancora non è stato valorizzato alla stregua di quello che per esempio hanno fatto tante altre capitali in Europa piuttosto che nel mondo. Una risorsa appunto che ancora ha un potenziale inespresso e quindi il convegno ha cercato un po' di aprire determinate discussioni su tutto quello che potrebbe essere un'implementazione sia di valorizzazione di aree specifiche piuttosto che di infrastrutture a servizio di queste aree da valorizzare come, ripeto, un progetto esteso su tutto il quadrante sud della città rispetto a questo tema di migliorare sia le condizioni di chi ci vive, ma soprattutto anche chi vive in questo territorio, ma soprattutto anche di poter sfruttare al meglio il potenziale di questo territorio che potrebbe generare un flusso, per esempio, turistico maggiore piuttosto che posti di lavoro, eccetera, eccetera. Ora, al di là delle idee che poi evidentemente vanno realizzate, e per fare questo ci vogliono, oltre che ovviamente i denari, anche delle forme di governance in grado di poterle calare a terra. Evidentemente qui il dibattito, che poi tra l'altro è un dibattito che ricorre nel tempo, abbiamo avuto il distacco di Fiumicino come comune, anche Ostia ha fatto dei ragionamenti in questo senso, un referendum fallito piuttosto che una proposta di legge ripresentata in regione e un'intenzione almeno di una parte della popolazione. Di convinzione di poter realizzare questo sogno di Ostia veramente all'altezza di quello che dovrebbe essere attraverso l'autonomia. Ora, evidentemente noi abbiamo ragionato in un'ottica invece di Mare di Roma e queste due cose oggi devono essere, come abbiamo detto, per poterle calare a terra, devono essere un po' indirizzate soprattutto nell'ambito di chi avrà la possibilità di governare questa trasformazione. Vedo sostanzialmente tre strade che poi magari con l'aiuto di Piero, che specificatamente è un cultore delle norme, potremmo anche dipanare, ovvero l'autonomia, così come ad alcuni pensata nella Costituzione del Comune. Una potenzialità nell'ambito dell'implementazione dei poteri all'attuale municipio, chiamiamolo un municipio a statuto speciale, quindi con poteri particolari, piuttosto che invece una regia, così come già rappresentata nell'ambito dell'evento che abbiamo fatto, una regia direttamente alle dipendenze del sindaco, che abbia una valenza importante dal punto di vista tecnico in tutte le macro aree che poi vengono interessate da questi progetti di implementazione e valorizzazione del territorio e di fatto gestita appunto in una sorta di agenzia dedicata. Hai introdotto bene le possibilità che ci sono. Prima che tu ne dia la tua di valutazione tra queste tre, sentiamo Piero Sandulli. Indubbiamente la tripartizione di soluzioni del problema stanno tutte a cercare di riportare
Roma a godere del suo mare in qualche modo. Le tre ipotesi di lavoro che venivano fatte poc'anzi sono tutte condivisibili, bisogna un pochettino cercare di capirne le difficoltà, cercare di capire quali sono anche i tempi di realizzazione, perché alcuni tempi forse sono più lunghi, altri probabilmente potrebbero essere più immediati, almeno per una soluzione, se non altro, di traghettamento verso qualcosa che può essere più stabile fino alla fine. È chiaro che sostanzialmente il quadrante, questo quadrante della città patisce un credito nei confronti del resto della città, e un credito abbastanza evidente perché Roma non ha mai saputo utilizzare il proprio mare, forse soltanto negli anni 30, quando si cominciò a costruire la via Ostiense, quando si cominciò a realizzare la ferrovia, in qualche modo c'era un'idea di godimento diverso di una struttura che forse più che abitativa doveva essere una struttura destinata alle seconde case, destinata praticamente a e la dimostrazione dell'architettura della quella parte centrale della città sta ancora lì a dimostrarlo. Ho l'impressione che sostanzialmente oggi dobbiamo fare i conti con un territorio divenuto vasto, con un numero di abitanti pari a circa 250.000, quindi siamo di fronte a numeri rilevanti da questo punto di vista. Cerchiamo di capire forse le tre alternative che Alberto Panfilo poneva all'attenzione un po' di tutti, come potrebbero essere cavalcate. Il problema è che l'autonomia che riuscì a acquisire il comune di Fiumicino negli anni 80, di fatto oggi non è più possibile, essendo modificate le norme e quindi in qualche modo essendo resa più complessa la procedura di autonomizzazione. In precedenza votavano per il referendum soltanto i cittadini di quella parte di territorio che intendeva staccarsi dal territorio più ampio. Oggi sono chiamati a votare tutti i cittadini del comune, cioè la parte che si vuole staccare e la parte che invece non ritiene che ci si debba staccare, cioè tutto il resto praticamente del comune. E quindi a questo punto è chiaro che diventa molto più difficile ottenere una maggioranza tale che possa determinare un'autonomia. Ecco perché mi trovo in carenza di una modifica normativa ad opera della regione, mi troverei in difficoltà a seguire in tempi brevi questa strada, che pure è una strada che ha i suoi vantaggi perché garantirebbe un'autonomia piena. L'altra via che in qualche modo alla quale Alberto faceva riferimento, ma probabilmente deve essere a mio avviso integrata da un'attività di coraggio. Noi abbiamo sostanzialmente dal 1990, dalla legge 142 del 90, la proiezione della città in un'area metropolitana, della città di Roma in un'area metropolitana. Ecco, l'area metropolitana di Roma non è stata mai, a mio avviso, sufficientemente potenziata. C'è ancora discussione su che cosa essa debba rappresentare, se debba coincidere esattamente come attualmente accade con la vecchia provincia di Roma, o se sostanzialmente ci siano aree del territorio fuori della provincia che gravitano su Roma. Mi viene da pensare a Nepi o a Cisterna, tanto per citare le prime due, oppure ci siano aree del territorio che, non gravando su Roma, non dovrebbero essere ricomprese nell'area metropolitana, anche qui Subiaco e forse in qualche misura anche Civitavecchia, che ha delle sue caratterizzazioni autonome, anche se è il porto di Roma e quindi in qualche modo anche lì va visto al meglio questo tipo di rapporto. Prima di, appunto, di arrivare a queste soluzioni strutturali definitive, che a mio avviso sono più complesse perché passano per una serie di passaggi anche di natura burocratica di non facilissima lettura, si potrebbe nel breve tempo e nell'immediatezza
arrivare, e credo che comunque questo sia un fatto necessitato da parte del Comune di Roma, quello di arrivare a consentire ai municipi poteri più ampi, poteri di gestione e di controllo più rilevanti. Poi è chiaro che tra questi poteri alcune aree del territorio, sicuramente quella di Ostia è la più rilevante da questo punto di vista, potrebbero avere dei poteri speciali. Per la verità, già attualmente Ostia ha dei poteri maggiori rispetto a quelli di altri municipi, ma evidentemente ciò non è stato sufficiente, quindi quei poteri devono essere, a mio avviso, riletti, integrati. Bisognerebbe anche riuscire, ragionando con la regione, e oggi questo credo che sia possibile perché è venuta meno quella contrapposizione che fino a sabato scorso era presente tra la struttura di gestione del comune e la struttura di gestione della regione. Tu hai in qualche modo rivisto, rivisitato le tre proposte, i tre percorsi possibili. Ringrazio Piero per tutto il contributo, ovviamente autorevole e di contenuto rispetto a queste tre ipotesi che stiamo analizzando. Evidentemente qui io ragiono un po' per esclusione, no? Allora, i driver principali della scelta di quella che potrebbe essere la migliore soluzione per calare a terra tutto in parte quello che abbiamo pensato, anche da rivedere, da evolvere in progetti specifici, eccetera, secondo me sono sostanzialmente due. Uno l'ha già citato Piero e sono i tempi, perché evidentemente il tempo non è infinito e se vogliamo all'interno di questa legislatura municipale andare a concretizzare qualcosa di quello che abbiamo pensato necessariamente, non dico bisogna partire domani mattina, ma insomma, diciamo dopodomani. Quindi il tempo è tiranno, il processo che sicuramente è più lungo è quello dell'autonomia, perché richiederebbe il referendum, la raccolta firme, per quanto in parte sul territorio ci sono organizzazioni che già hanno fatto un grosso lavoro in questo senso, ma insomma ne vedremmo la luce, diciamo, forse noi, forse sicuramente i figli, sicuramente i nipoti. E quindi il tempo già è uno dei driver importanti che ci porta a escludere una o l'altra soluzione, date le tre potenzialità. L'altro aspetto, secondo me, rilevante, che invece ancora non abbiamo introdotto, è che pensare, la valorizzazione nella sua completezza, ovvero infrastrutturale e di ambito specifico, rispetto a tutto il quadrante, già di per sé, sottintende una applicazione del potere più ampia rispetto a quella che è quella del municipio. Perché quando si parla della Roma Lido, per fare l'esempio, e ne abbiamo parlato, subentra una competenza della regione, subentra una tematica specifica e altamente tecnica dal punto di vista dell'individuazione delle soluzioni, della gestione del processo di trasformazione di quella linea da quello che è a una linea metropolitana. Quando si parla dei ponti di attraversamento del Tevere nella loro implementazione rispetto al numero proprio perché ce n'è uno solo e fa pure non è neanche un ponte se vogliamo proprio chiamarlo così, sono opere che vanno gestite in un ambito diverso da quello che fammi dire è quello tipico del municipio. Dopodiché aggiungo che il municipio si troverebbe, oltre a risolvere già quello che ordinariamente dovrebbe risolvere, gestire dei processi che sono veramente di un ampio, di una dimensione e di una, come dire, richiedono una specificità tecnica e di componenti che probabilmente non ritroviamo all'interno del municipio. Mi viene in mente, per esempio, la gestione, per esempio, da pezzo di territorio da valorizzare attraverso un project financing. È vero, alcuni comuni l'hanno fatto, spesso all'epoca seguì un dibattito fatto su questo tema, le strutture municipali non sanno neanche di che si parla, hanno bisogno di un supporto fatto dall'amministrazione centrale, spesso richiede anch'esso tempi lunghi, piuttosto che l'hanno utilizzato per opere relativamente grandi, centri sportivi, trasformazione di fari, qualcosa di questo tipo. Già lo stesso demanio, se vogliamo, non riesce ad affrontare questi temi di valorizzazione dei patrimoni che ha in pancia quelli dello Stato, piuttosto che Invimit, che gestisce fondi, dove sono stati apportati immobili di Inel, di Imps, non riesce nella sua completezza. Figuriamoci un municipio,
dove non ci sono né le competenze e soprattutto c'è sempre qualcuno fuori la porta che invece reclama un intervento su attività di più natura, più ordinaria, che possono essere dalla sistemazione delle strade, a quello delle aree verdi, a quello del tema dei rifiuti, che ancora è da risolvere, perché noi abbiamo semplicemente girato pagina nella possibilità di affrontarli diversamente, ma non abbiamo ancora individuato una soluzione. I luoghi sono quelli che erano 15 giorni fa, oggi sono esattamente gli stessi, vedremo fra un mese. E qui già c'è un lavoro enorme. Quindi il fatto, poi ripeto, quindi c'è una competenza territoriale più ampia nell'ambito di valorizzazione, una competenza tecnica più ampia e soprattutto variegata, perché lì c'è bisogno di conoscenze finanziarie, conoscenze progettuali, conoscenze di tematiche proprio di regia, quindi di project management e quant'altro, che non credo si possano risolvere, trovare all'interno del municipio, e soprattutto anche la dimensione economica, se mi consenti, che richiede quella tipo, che richiedono quella tipologia di interventi che sicuramente non possono essere gestiti a livello municipale. Quindi torno alla soluzione dell'agenzia. Torno che poi magari si potrebbe occupare un'agenzia per il mare, per la valorizzazione del mare. Questa è la mia personale opinione. Allora, mi sembra che dal discorso che sta venendo fuori, mi domando, adesso noi abbiamo un nuovo sindaco di Roma, in cui riponiamo delle speranze di cambiamento, di rilancio dell'economia della città, e tutti speriamo che questo avvenga effettivamente. Mi sembra di capire che un progetto di rilancio di Ostia, anche un po' del litorale, dovrebbe essere un po' governato più da una sorta di coordinamento generale tra i vari soggetti istituzionali che sono coinvolti. E questo significa più che altro trovare una forma di intesa interistituzionale. Abbiamo una regione che ha un certo tipo di governo, un comune che ha un governo omogeneo da un punto di vista politico e anche il municipio che ha. Municipio, esatto. È anche municipio, quindi mi sembra quasi che sta venendo fuori che forse il coordinamento potrebbe essere chi guida un progetto realisticamente attuabile, forse anche in tempi brevi, senza profonde modifiche istituzionali. Beh, qui innanzitutto bisognerebbe riuscire a valutare quei poteri che la Regione già nel 2018 aveva offerto al Comune e che il Comune non ha ritenuto di dover acquisire. Tra quei poteri probabilmente potrebbe rientrare anche una sorta di vigilanza pressoché esclusiva sulla ferrovia Roma-Ostia, che invece attualmente è gestita dalla Regione, perché di fatto questo riuscirebbe a riportare all'interno di un alveo di governabilità interna il sistema. Io credo che in realtà ciò che diceva poc'anzi l'architetto Panfilo è legato praticamente a una soluzione che però si compone di due organismi, diciamo una soluzione bicefala, perché a mio avviso da una parte ci vuole l'ufficio speciale o l'agenzia, come lui l'ha definita, per i problemi di Ostia, che in qualche modo deve essere probabilmente realizzato e posto direttamente alle dipendenze del sindaco. Dall'altra bisogna implementare gli attuali poteri che, ripeto, sono speciali ma non così efficaci come si è dimostrato nel tempo e non sono esattamente quelli che ci vorrebbero. Bisognerebbe capire sostanzialmente ciò che è ulteriormente possibile trasferire come municipio a statuto speciale al decimo municipio, anche in riferimento a quei poteri che potrebbero essere acquisiti, come dicevo poc'anzi, dalla Regione. Quindi di fatto credo che ci vuole una coppia di forze, da una parte sostanzialmente un'agenzia speciale, un ufficio speciale in grado di porre in essere quelle necessarie conferenze di servizi per realizzare l'opera, e dall'altra parte una municipalità in grado di essere più dinamica e di controllare al meglio tutto, ma in un'ottica di stabilizzazione del controllo del territorio che è successiva, che è quella di riuscire a ragionare compiutamente su cosa deve essere l'area metropolitana di Roma e quale deve essere lo statuto o lo status della città capitale in un contesto ampio di area metropolitana, perché quello alla fine potrebbe stabilizzare non solo la municipalità decima, ma tutte le varie municipalità, perché in fondo ognuna di loro ha caratteristiche peculiari, ognuna di loro dovrebbe avere una specialità
di statuto rispetto a quelle caratteristiche. Quelle due che vengono più in rilievo, perché sono evidentemente diverse da tutte le altre, sono quella del mare, quella la decima, e l'altra, quella che è un po' il biglietto da visita della città, la prima, perché in fondo la prima municipalità di fatto è sostanzialmente, innanzitutto, ospita al suo interno uno stato straniero, lo stato della Città del Vaticano. Ospita al Certo. suo interno un'organizzazione internazionale come la FAO, perché siamo sempre nel territorio della prima municipalità. Tutto questo dovrebbe appunto far sì che anche quella municipalità sia gestita da uno statuto che possiamo in qualche modo definire speciale. E credo che tutto questo può essere fatto in poco tempo. Bisogna capire quelli che sono i poteri attualmente gestiti dalle municipalità, riuscire a capire come questi possono essere implementati, in quale direzione vanno implementati. L'impressione è che non ci dobbiamo più porre il problema di perché un cittadino su due è andato a votare, ma ci dobbiamo porre il problema di perché quel cittadino continua ad andare a votare, visto che la politica si occupa di tutto meno che dei fatti suoi. Mi auguro che si sia girato pagina, in virtù di pochi, perché l'augurio era che fossero in molti ad andare a girare pagina, ma che si possa recuperare l'orgoglio di cittadinanza, l'orgoglio di appartenenza, l'orgoglio di una collettività che deve riprendere il suo cammino interrotto da troppo tempo. Devo dire che il sindaco appena eletto ripetutamente sta parlando di una ricerca di partecipazione dei cittadini. Ecco, la domanda che vi faccio è: non è interessante sentire anche che opinione hanno i cittadini dei discorsi che voi avete fatto? E cominciamo da Piero. Beh, è essenziale in qualche modo che di queste scelte ci sia un percorso, su queste scelte si crei un percorso partecipato, si crei un percorso partecipato perché in qualche misura è chiaro ed emerge chiaramente da tutti gli studi che sono stati fatti, dal convegno dello scorso settembre, da una serie di riflessioni fatte anche questa sera, che in effetti c'è un debito che si è andato contraendo nei confronti dei cittadini di quel segmento di città, di quella parte di città, e soprattutto se si vuole in qualche misura rispettare il progetto portato avanti dal sindaco Gualtieri, cioè della città dei 15 minuti, bisogna che a Ostia arrivino gli stessi servizi che arrivano al centro di Roma o che arrivano in altri quadranti della città, perché la città dei 5 minuti significa avere tutto ciò che la struttura pubblica ti può offrire nel posto più vicino a casa, senza dover fare chissà quali trasferte, tanto più che Ostia, che dista da Roma circa 20 e più chilometri. Bisogna appunto decentrare i poteri, bisogna coinvolgere i cittadini, bisogna che i cittadini appunto sappiano che ci sono due percorsi da poter mettere in campo. Un percorso breve che passa attraverso il potenziamento degli attuali poteri conferiti ai municipi e soprattutto in particolare al municipio decimo, la creazione probabilmente di un ufficio o di un'agenzia dalle dirette dipendenze del sindaco che, coordinandosi col decimo municipio, proponga in essere una serie di progetti speciali per fruire del mare di Roma e per fruire dell'archeologia che a ridosso di Ostia è rilevantissima ed è scarsamente utilizzata. Premesso che la cittadinanza va inserita in un percorso di condivisione, di partecipazione di quella che potrebbe essere la soluzione, quindi va benissimo anche sondare in maniera, diciamo, informale attualmente quelle che potrebbero essere le proposte. Sicuramente rispetto al tema dei tempi, il percorso dell'autonomia, a meno che non venga gestita come d'impero direttamente dalla regione attraverso il processo di sviluppo di quella che poteva essere l'idea della città metropolitana, la vedo totalmente distante, e quindi se dobbiamo prima creare l'istituzione, poi l'istituzione deve ragionare sui problemi di valorizzazione, forse traguardiamo aeree che forse non ci appartengono neanche più nell'arco della nostra vita. Di conseguenza io anch'io condivido sul fatto che probabilmente possiamo usufruire di soluzioni più immediate, più efficienti e efficaci per trovare
quello che potrebbe essere, diciamo, la soluzione ai ragionamenti, ai problemi che tutti hanno sotto gli occhi. Il mare non è una risorsa di solo di chi vive sulla costa, ma può essere una risorsa e deve diventare una risorsa di tutti coloro che vivono nel comune di Roma e anche di quelli che vengono dall'esterno del comune di Roma. Quindi è una risorsa che la città può mettere a disposizione di tutti i suoi cittadini, ma soprattutto di tutti quelli che sono i suoi visitatori. Questo è il concetto che va diverso. Se poi ci sono azioni concrete che vanno in questa direzione, tutti le riconoscono e quindi tutti ne parteciperanno, perché come evidentemente è, quando tu fai qualcosa che crea un beneficio, che apporta un vantaggio, che apporta un miglioramento, riavvicini anche quel discorso che faceva prima Piero, la cittadinanza alla politica che ha trovato questa soluzione. Prendere benissimo che venga sottoposta anche come quesito a tutta la cittadinanza o a chi vuole esprimere la sua opinione. Va benissimo, io ti ringrazio e diciamo, se noi prendiamo appunto l'impegno, adesso ovviamente pubblicheremo anche questa discussione che è stata fatta perché fornisce gli elementi ai cittadini per dare una loro opinione, lanceremo questo sondaggio per una, diciamo, una quindicina di giorni, al termine del quale farò una rotonda con ospiti anche esterni per darne un po' una valutazione. Io vi ringrazio e vi saluto a tutti quanti.